Ho giurato 2016 qui dalla piazza Plebiscito di Lanciano, l'attenzione dei quartieri, con i quattro capitani delle squadre. Per Lanciano Vecchia, Antonini Marcello. Per il Borgo Lanciaromeo, Chito. Per la Sacca, Piero. Per Civitanova. Ok, mi pare che le prime gare qualcuno mi sa che è un po' arrabbiato, mi pare che per la Sacca non sta andando benissimo. No, purtroppo c'è stato un po' di errori da parte delle ragazze, però capita perché il gioco è fatto anche di errori e speriamo nel tiro alla corda. Vogliamo ricordare quali sono i giochi? Allora, abbiamo Donne alla Fonte, il primo gioco, poi il secondo gioco i mercanti, i mestieri, e il terzo gioco il tiro alla fune. Perché si partecipa a questa manifestazione? Tu, Romeo, da tanti anni che la fai. Io sono tanti anni, sono più di 8 anni che partecipo ai giochi e 18 col mazzo giurato. Lo fai perché ti intriga, ti piace, è un'usanza lancianese, che non sono fiero di essere lancianese. Poi è una tensione, una cosa fatta di gruppi, di organizzazioni, di mesi e anni, e poi è una cosa meravigliosa parteciparci. Il quartiere Civitanova si è aggiudicato l'attenzione dei quartieri della 35esima edizione del Mastro Giurato, dopo lo stop organizzativo dello scorso anno e dopo una leadership incontrastata che dura dal 2010, la squadra del quartiere che quest'anno ospiterà il mercato internazionale medievale ha vinto al di là di tutti i pronostici, un'attenzione che si è presentata subito bella ed agguerrita. Una squadra giovane che gli altri contradaioli ritenevano inesperta, i ragazzi capitanati da Piero Streppa hanno subito vinto la prima sfida, quella delle Donne alla Fonte. Con il secondo gioco hanno saputo approfittare degli errori delle altre squadre e infine, con il tiro alla fune, forti dell'ingresso delle ragazze, hanno dato la stoccata finale e si sono aggiudicati, oltre al diritto di aprire il grande corteo storico di domenica 4 settembre, anche il bassorilievo dell'artista Vito Pancella. Ora l'associazione di Danilo Marfisi, con tutti i suoi preziosissimi collaboratori, pensano alla Rocca dello Mastro Giurato che da mercoledì 31 agosto a domenica 4 settembre porterà a Lanciano tutta la magia del Medioevo, quest'anno per la prima volta nella suggestiva cornice delle Torri Montanare. Al di là di ogni pronostico, perché Civitanova ha vinto per 5 anni consecutivi dopo la pausa dell'anno scorso, sesto anno Civitanova vince ancora. Eh sì, e questa è una squadra nuova, perché le squadre degli anni passati non hanno voluto rinnovare dicendo che sono le più forti, quindi hanno detto diamo spazio a dei nuovi concorrenti. E questa è la... E qual è il segreto di questo quartiere? Beh, il segreto è che siamo amici, siamo unici e siamo tutti completi, proprio tutti siamo uniti. Non abbiamo mai provato queste prove, però la prima cosa che abbiamo fatto è la complicità proprio. E quindi aprirete il grande corteo storico del 4 settembre, un grande orgoglio? Assolutamente sì, siamo felici di far parte di questa manifestazione e di aprirla, e ringrazio tutti i miei compagni di squadra perché è stata veramente una bella avventura. Dire anche che il segreto di questa squadra sono le donne che si sono fatte valere? Certo. Sì, abbiamo fatto il miglior tempo con il cesso e le lenzuola perché non c'eravamo mai riuscita e ci davamo tutte per sconfitta e invece ce l'abbiamo fatta. E nelle prove non è stato mai così semplice, perché non riusciamo mai a coprire quello che ci dicevano di coprire sull'asta, quindi è stato grande. Una bella sfida. Brava.